Tutto chiaro? Punto F attraverso Francesca R. 14 luglio 2024 a cura di VB Michelle. È un medium basso, ma è medium. Sì, ma non vi deve, come dire, far tanto strano che ci siano tanti medium. No, ognuno di noi è medium. Esatto. È una possibilità, è una capacità molto più comune di quello che pensate. Il problema è come viene utilizzata questa capacità, certo, qualora venga accettata. È un medium che ha delle possibilità fenomenologiche, di fenomeni fisici, di capacità di leggere e vedere dei fotogrammi, di potersi anche spostare con una bilocazione, essere presente, non presente in altre situazioni. E quindi vedere quello che accade. Il problema è che il suo io è talmente ipertrofico che non lascia spazio a un ampliamento vibrazionale che gli consentirebbe altro. Non a caso ha trovato un mezzo che doveva accettare di essere mezzo, che gli permetteva sia attraverso quel mezzo sia potenziava le sue capacità per poter vedere delle cose che gli servivano. Ma lui utilizza questa possibilità, la utilizza per scopo personale. Lo scopo personale non è il momento in cui uno di questi mezzi ovunque nel mondo si dovesse trovare in difficoltà e dovesse avere una momentanea necessità d'aiuto e quindi percepire anche dei soldi, ma è la ricerca costante delle situazioni per percepire soldi che fa la differenza, che porterà sempre a permanere in una bassa vibrazione piuttosto che in una vibrazione che incomincia ad allargarsi e a mostrarsi un po' diversa, certo, anche se sempre di basso livello rimane. Ma immaginate una situazione dove siano presenti più mezzi con diverse capacità, dove il messaggio può riverberare in più mezzi contemporaneamente, fino anche al mezzo che può esercitare la sua capacità di fenomeni fisici. Questo, per esempio, non è un mezzo che fa, che farà fenomeni fisici. Non è assolutamente il percorso che ha scelto, perché si sceglie anche questo di percorso. Il percorso è un percorso diverso, è quella della disposizione per l'insegnamento, anche perché le caratteristiche di questo canale permettono perfettamente questo. E un insegnamento non consueto, ma un insegnamento volto a un ampliamento vibrazionale. Questo perché? Perché la coscienza dalla quale tutti voi fate capo e dalla quale vi siete come emanazione incarnati è di medio-alta evoluzione. Essendo di medio-alta evoluzione, in uno di voi c'è la possibilità di attirare attraverso le capacità medianiche un insegnamento che vada ad ampliare il conosciuto.
non essere una spiegazione utile, anche se in un certo senso ripetitiva, del conosciuto. La valenza di un insegnamento diverso, volto non solo ai presenti, ma a un richiamo vibrazionale che si sposta nel tempo e quindi verso il vostro futuro temporale, deve permettere un ampliamento della porzione di verità relativa a cui poter accedere, dato che vibrazionalmente la razza alla quale noi ci rivolgiamo ha un salto vibrazionale che permette di ricevere altro e di poter comprendere, assimilare a livello coscienziale il contenuto per potersi muovere vibrazionalmente in un avanzamento successivo. Tutto chiaro?